La giornata per la giustizia è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati al fine di incontrare i cittadini. È una giornata che si svolge in contemporanea in tutti i tribunali d'Italia. Ci sono i tribunali aperti dove i giudici incontrano la cittadinanza e le scolaresche per cercare di sensibilizzarli sullo stato, sulle condizioni del lavoro dei magistrati, sui numeri che quotidianamente i magistrati devono affrontare in una grave carenza d'organico, non solo di personale come per quello che riguarda i magistrati, ma anche di personale amministrativo e di risorse. E per far riflettere i cittadini sulle recenti normative che sono state introdotte e che verranno introdotte in particolare per quello che riguarda la responsabilità civile dei magistrati. I magistrati non sono contrari alla responsabilità civile, è giusto che il magistrato che sbagli, quindi agisca in maniera leggera o superficiale, se non addirittura con dolo, paghi. Ma quello che contesta l'Associazione Nazionale Magistrati è la struttura di questa riforma e i contenuti di questa riforma, perché per come sono stati scritti rischiano di produrre delle storture tali per i quali i cittadini non riusciranno più ad avere giustizia e le vittime dei reati non potranno più essere tutelate in maniera adeguata. Questa giornata nasce quindi da questa esigenza per invitare la popolazione a riflettere sulle condizioni di lavoro dei magistrati, che vengono presentati come una casta, ma che in realtà sono dei cittadini che svolgono un lavoro particolarissimo, non c'è un lavoro come quello dei magistrati. I magistrati si occupano di amministrare la giustizia ed è un lavoro di elevata responsabilità, che richiede un'imparzialità e una terzietà assoluta. Quello invece che si contesta è che queste riforme vanno a minare questa imparzialità e quindi l'Associazione Nazionale Magistrati in questo senso cerca di coinvolgere la cittadinanza e di presentare il proprio punto di vista, che non è quello che viene spesso presentato a livello nazionale.